Allora, sentiamo se Borghi ha finito di votare la fiducia, ce l'abbiamo? Sì, sì, ma è proprio un secondo, in realtà. Presente quando si vede in televisione che chiamano, fa Borghi, cioè Borghesi prima, no? Borghi Claudio, Borghi Enrico. L'abbiamo beccato proprio nel momento, però abbiamo dato la dimostrazione di che anche i parlamentari insomma sono chiamati. Che idea si è fatto sia di questa vicenda di Scurati che più in generale della questione censura e libertà? Perché lei l'altro giorno ha fatto un tweet dalla Biennale dicendo qua c'è qualcosa, c'è un po' un tasso di ideologia un po' elevato, ma partiamo da Scurati. Ah, io quando sento che la RAI è occupata mi viene un sorrisino, insomma, cioè la RAI è sempre stata occupata, ma da decenni, mi verrebbe da dire, non certo dai fascisti o anche molto più banalmente dai normali partiti che normalmente vengono votati, cioè è già tanto se uno prova a muovere qualche ditino cercando di mettere lui un direttore così questo tipo su cui poi dopo si scatenano i comitati di redazione, i boicottaggi e così questo tipo, veramente la RAI, chiunque abbia provato a metterci ma il mignolo dentro capisce che è assolutamente un covo di generazioni di persone assunte dal PD, perché vedete, la cosa è abbastanza semplice, c'era l'anomalia Berlusconi, no? Che aveva le sue televisioni e poi dopo come le usasse uno, ormai il giudizio, se le usasse bene, usasse male, il giudizio è affidato alla storia, però essendo che il capo del partito principale, uno dei due principali partiti, aveva Mediaset, anche quando governava, per paura che poi con l'alternanza sarebbero arrivate delle leggi che gli vietavano il possesso delle televisioni o seminari, praticamente non la toccava, col risultato che ci sono stati, non so quanto vogliamo dire, 30 anni di dominio del PD nella RAI, e questi 30 anni sono 30 anni di assunzioni di persone politicamente orientate. Per cui insomma a me viene abbastanza da ridere quando uno dice che la RAI è occupata da non si sa chi, insomma vuol dire proprio essere molto fuori dalla realtà. Sulla questione Scurati, ma io penso che se anche non ci fosse stato mezzo meloniano all'interno della RAI, avrebbero fatto venire fuori lo stesso il caso per poterne parlare. Perché in ogni caso è sempre così, cioè il 25 aprile viene sempre fuori la censura, quello che cioè un'occasione per gridare al fascista. Ecco, io sinceramente di fascisti ne vedo ben pochi in giro, penso che sia una cosa fortunatamente che ci siamo messi alle spalle, e tutto questo gridare al fascismo per motivare, diciamo così, un elettorato che forse si è un po' stancato, mi sembra che non funzioni più, come dimostrano anche le elezioni che si sono appena avute in Basilicata. Posso dire una cosa? E quindi, sì, Bandecchi. Sì, no, voglio dire, prego. Provo anch'io, anche a me viene un leggero sorriso quando sento un parlamentare che mi dice che lo fa sorridere il fatto che la RAI sia occupata perché è sempre stata occupata. Allora, se la RAI è sempre stata occupata, condivido perfettamente questo pensiero, c'è poco da ridere. Cioè non è che questo giustifica che siccome la RAI l'hanno sempre occupata degli imbecilli, oggi ne arrivano altri, siccome sono più intelligenti o più scemi, non lo so, la occupano loro. Cioè il giorno che arrivo io la RAI resta libera. Cioè il ragionamento è che la RAI è il servizio di Stato, paghiamo il canone, non deve essere occupata da nessuno. Cioè il fatto che io debba accettare che il più forte comunque fa come gli pare è demenziale. C'è poco da ridere, mi scusi. Ma non rido, le ho detto una con dato di fatto. Bravo Borghi, cambiamolo allora. Ma per cambiare questo dato di fatto non è che io devo. Ma sì, Bandecchi, ma per cambiarlo non è che dice arrivo io e la RAI è libera. Cioè, come fa? Arriva la RAI libera, metto la bandiera sulla RAI e dico è libera, ma non è così, ci sono migliaia di persone assunte, Borghi, cosa fa? Le licenzia tutte. Borghi, mi scusi, ma lei si è proposto a noi italiani, come tanti altri, come io mi propongo oggi, per cambiare qualcosa, no? Se ci proponiamo per cambiare qualcosa, e se ci proponiamo per fare meglio, e lo dobbiamo saper fare, non è che ci possiamo proporre solo però ci vuole tempo.
No, ma ci vuole tempo, Bandecchi. Ci vogliono le palle per farlo, no? Sì, certo. Senta, ma quando avete fatto la legge del 24 marzo, sì. Burghi, che diceva che dovevamo raccogliere 75.000 firme, o che forse il mio partito potrebbe non partecipare alle elezioni, mi faccia capire, Burghi, se l'avete avuto il coraggio per fare sta puttanata. Quindi il problema è... C'è sempre stato, Bandecchi, il fatto di raccogliere le firme. C'è sempre stato. Io quando la prima cosa che ho fatto in politica è stato essere candidato in Toscana. Ho dovuto raccogliere 12.000 firme in una regione. Una alla volta. Aspettate un attimo. Guardi che in Italia ci vuole... Lo so che Bandecchi è esuberante, però... Un attimo, Bandecchi... Bandecchi, lasci finire Borghi, ecco. Poi voglio sentire che Sara Menafrega è in attesa. Lo so che è esuberante. Comunque io la prima volta che ho fatto un'elezione, ero candidato governatore in Toscana, per chi non era presente nel consiglio regionale, era il caso della Lega, bisognava raccogliere 12.000 firme in una regione. Per cui l'ho fatto, cioè non è normale, perché se no altrimenti tutti si farebbero il partito in tasca e partecipano 100 partiti in una scheda. Bisogna prima dimostrare di avere il consenso, e questo consenso si ha raccogliendo le firme, è normale. Le ho raccolte le mie 12.000 firme e sono andato a prendere alle elezioni e abbiamo preso il 20%, è normale. Certo, se non si ha il 10% nel 2 nell'1 è difficile raccoglierle, capita, però allora è inutile partecipare perché tanto non si arriverebbe al 4% dello sbarramento. Cioè, diciamoci la verità, non si può pretendere dalla destra che dopo che chiunque ha fatto i comodi suoi, giusto il caso recente, senza andare troppo indietro, penso a Matteo Renzi, che ha fatto fuori anche un bel po' di gente di sinistra, cosa che peraltro è abbastanza comune, perché spesso è vero che Berlusconi faceva gli editti, questo e quell'altro, poi arrivavano altri da sinistra e cacciavano i vari Santoro e così via. È vero anche che non è che si può chiedere ai partiti politici centrodestra, quando tocca loro, di essere sempre più eleganti degli altri, essere sempre più liberali. Per carità, per me dovrebbe essere, come dire, un punto d'onore di ciascun dipendente pubblico essere al di sopra delle parti e fare il suo dovere con onore. Tanti lo fanno, tantissimi, però ci sta anche che uno arrivi e si chiama spoil system, metta i suoi, Borghi. Ma questo dovrebbe funzionare così da tutte le parti, cioè io sono ovviamente d'accordissimo, cioè non è che bisogna generalizzare, dentro in Rai c'è più di professionisti, e quello che descrivevo io ovviamente è una parte di una cosa che conoscono tutti, ma che ovviamente non riguarda tutte le persone, tenuto presente che oltretutto una persona può anche cambiare idea, cioè nel senso non è che uno che un momento è per la sinistra deve esserlo a vita, può anche essere che legittimamente cambi idea quando cambiano le persone. Dall'altra parte però, ecco, il punto è sempre quello, cioè gli altri, si pensi per esempio alla cultura, no? Un altro ambiente, diciamo, egemonizzato dalla sinistra. Ho visto che, insomma, avete anche, mi avevi citato la questione relativa all'ideologizzazione della Biennale, no? E similari. Capite bene che se a un certo punto da una parte c'è un sistema totalizzante, no, tale per cui se tu non sei dei miei devi rimanere fuori, allora a un certo punto poi quando cambiano le cose, che arrivano le nomine, le scelte sono due. Tante volte il centrodestra ha detto ma io metto i competenti, no? È una cosa che forse suona bene, sì, ho capito, però io dopo che ho messo i competenti, e che tante volte magari, anche se sono di sinistra, però è competente, allora io ho messo i competenti di sinistra, gli altri mettono i militanti di sinistra, alla fine io praticamente sto negando la possibilità di lavorare a qualcuno che non sia, anche solo per un punto di vista statistico, a qualcuno che non si schieri con la sinistra. Cioè sto come mettendo fuori un cartello dicendo a tutte le varie professioni, che siano della cultura, del giornalismo, cose di questo tipo, guarda, ti conviene essere di sinistra, perché quando ci sono quelli della sinistra assumono quelli di quell'area lì, quando c'è quelli della destra bisogna essere superiori, bisogna essere bravi, cose di questo tipo, e quindi probabilmente non ti assumono. Vabbè, allora a un certo punto uno dice ma sai cosa c'è di nuovo, io anche se non ci credo e similari, mi conviene dire che sono di sinistra, perché sennò altrimenti sono tagliato fuori. Sa quanta gente conosco appunto nell'ambito della cultura, bravissimi curatori e così di questo tipo, che sono forzatamente dovuti andare a lavorare all'estero, perché semplicemente qui se non eri parte di quel sistema
non c'era nessuna possibilità di mettere anche soltanto un piedino in un museo o in generale in un'istituzione culturale. E quindi purtroppo mi verrebbe da dire che io sarei anch'io per Bandecchi, mettiamo sempre soltanto quelli più competenti e andiamo bene, però prima ci vuole un po' di riequilibrio. Perché sennò altrimenti veramente il messaggio che diamo alle persone che la pensano diversamente è che non gli conviene fare questa scelta, dato che non tutti sono eroi, che non tutti sono cose di questo tipo, c'è anche della gente che molto banalmente gliene frega un tubo della politica, hanno semplicemente una certa impostazione, no? E così via. Ecco, vediamo di dargli un segnale anche a loro, ecco, mi basterebbe questo. Chiarissimo, grazie Claudio Borghi della Lega.